questa nuova puntata di Passione Made in Italy. Oggi voglio proprio giocare con la parola che ci contraddistingue, la passione. Parleremo infatti dei diversi tipi di passione che muovono l'animo umano nelle sue diverse sfaccettature. Le passioni che portano a credere in un futuro migliore, le passioni che stuzzicano il palato, le passioni che vengono dal cuore. Tutte passioni, ovviamente, con il marchio Made in Italy. Molte facce, una delle più potenti è sicuramente quella di un giovane che crede nel proprio futuro, ha delle idee e le vuole mettere in pratica. Eppure quello dell'impresa non è sempre un percorso facile, un'idea magari da sola non basta. Quindi come fare per alimentare la propria passione e pianificare il proprio futuro? Per rispondere a queste e molte altre domande abbiamo con noi un ospite speciale, una donna, una giovane imprenditrice, Stefania Milo. Stefania, benvenuta. Grazie mille dell'invito e buonasera a tutti. Tu, Stefania, sei presidente del CNA Giovani Imprenditori. Noi vogliamo scoprire di che cosa si tratta e soprattutto a chi vi rivolgete. Sì, io sono presidente di CNA Giovani Imprenditori. CNA sta per Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa. Di fatto siamo un'associazione datoriale, rappresentiamo imprese e imprenditori prevalentemente del mondo dell'artigianato, ma anche della microimpresa, quindi diciamo prevalentemente aziende sotto i 10 addetti. E qual è la missione di CNA Giovani Imprenditori? Allora, innanzitutto siamo giovani imprenditori perché siamo imprenditori sotto i 40 anni, che è un po' l'elemento che ci accomuna tutti quanti. E come mission principale è quella di innanzitutto iniziare a raccontare un nuovo modo di fare impresa oggi, di sensibilizzare a questa attività anche giovani e studenti, quindi andiamo spesso e molto volentieri nelle scuole per portare un po' le nostre esperienze, le varie professioni che adesso stanno nascendo e anche raccontare oggi che fare impresa non è così impossibile, soprattutto non è così brutto come purtroppo spesso viene dipinto la figura dell'imprenditore. È proprio su questo, io vorrei sapere anche la figura del giovane imprenditore oggi in Italia, che cosa rappresenta? Io credo che innanzitutto rappresenti una delle poche anche strade di sbocchi professionali che ci sono oggi, che non vuol dire deve essere una scelta obbligata per tutti, perché comunque scegliere di fare l'imprenditore innanzitutto vuol dire dare sfogo alle proprie passioni, ai propri interessi e poi obiettivamente con un mercato del lavoro così ingessato sviluppare e incentivare anche l'autoimprenditorialità la troviamo una leva importante. Stefania, parliamo adesso di imprenditoria femminile, qual è il ruolo della donna nell'impresa sia in Italia ma anche nel resto del mondo? In qualità di donna ha un ruolo sicuramente importante e fondamentale come in tutti gli altri aspetti della nostra vita e sono un po' di parte nel dire questo. Diciamo che non è stato fino ad oggi un ruolo determinante importante, possiamo dirlo, nel senso che ci sono moltissime donne, soprattutto anche nell'attività imprenditoriale, che sono impegnate in primo piano, ma è un primo piano nascosto che sembra un po' una contraddizione, nel senso che magari compaiono nella compagine societaria dell'azienda, sono parte attiva, però di fatto si occupano prevalentemente di amministrazione o cose di questo tipo, mai proprio in primissima linea. La crisi sicuramente però ha un po' aiutato anche questo aspetto, quindi aiuta chi magari aveva una passione nel cassetto che l'ha lasciata lì per motivi diversi, perché non era una priorità, a tirarla fuori diciamo in questo momento di difficoltà e quindi poter vedere se la propria passione può diventare anche una idea di business, diciamo così. Sappiamo che nel mondo c'è ancora molta fame di in Italy. Cos'è che la nostra impresa ha di differente dal resto del mondo? I nostri punti di forza, insomma.
soprattutto inizio proprio dal Made in Italy, nel senso che facciamo dei prodotti e dei servizi di altissima qualità che hanno alle spalle una storia, un racconto sia aziendale ma anche del prodotto stesso. E quindi questo assolutamente il mondo ce lo riconosce. Il brand Made in Italy è il secondo brand riconosciuto a livello mondiale dopo Coca-Cola. E il problema è che spesso ce ne dimentichiamo noi, cioè ci crediamo un po' meno noi di quanto è alto questo valore rispetto a quello che già il mercato internazionale ci riconosce. E quali sono le chiavi di successo di un'impresa di nuova costituzione? Sicuramente la passione. Primo ingrediente. È assolutamente sì, perché l'aspetto economico, che è quello che la maggior parte delle persone si aspetta, non è il principale motivo, è secondario. Quello viene nel momento in cui uno riesce davvero a realizzare quello che più gli piace. Di fatto il lavoro occupa la maggior parte della nostra giornata, quindi pensare che un imprenditore lo possa fare giusto per lo stipendio è un po' riduttivo. Stefania, grazie mille per essere stata con noi. Io sono sicura che abbiamo dato una marcia in più ai giovani che vogliono mettersi alla prova. Grazie, grazie dell'invito. Dovendo scegliere fra i cinque sensi, quello che più rappresenta la passione, sono sicura che la maggior parte degli italiani direbbe che è il gusto. Infatti la nostra è una terra che propone in ogni suo angolo sapori sempre diversi e meravigliosi e prodotti di eccellenza che vengono preparati seguendo sempre le tradizioni tramandate da generazione in generazione. Ed oggi abbiamo il piacere di ospitare nel nostro salotto il signor Giovanni Roncolato, produttore di una di queste eccellenze, un formaggio DOP proveniente dalle Malghe dei Monti Lessini in provincia di Verona. Ciao Giovanni, come stai? Bene, molto bene, insomma. Vuoi subito presentarci questa eccellenza? Mi sembra che ci ha già portato il premio che ha vinto, quindi direi di partire proprio da questa. Sì, parliamo di un formaggio di eccellenza, essendo formaggio prodotto da 10 solo produttori di questo consorzio che rappresenta la Lessinia, una zona storica, una zona dove si produce solo latte, di cui di conseguenza formaggi. E ne facciamo di due tipologie diverse, una per essere consumato giovane e l'altra invece per essere invecchiato. Beh, prima di conoscerli tutti direi che, dato che orario di aperitivo, che dici di assaggiare un pezzetto di questo Monte Veronese d'allevo di Malga? Perfetto, certo. E come si taglia questo? Quello non è il coltello giusto, perché ogni formaggio ha il proprio sì, diciamo non ogni formaggio, però se uno è stagionato è meglio usare la punta. Assolutamente. Questo è un formaggio di 12 mesi, per cui è stato prodotto a giugno dell'anno scorso, che poi è stato quello anche premiato, e per tagliarlo bisogna un attimino segnarlo. Eccolo qua, vedete? Eccolo qua. Vedete come... Che meraviglia. Viene. Ecco, perché se lo tagliavamo con una spada diventava tutto piatto, invece così certo. Abbiamo anche l'effetto roccia, no? Che è molto bello da vedere. Poi vedete che è giallo, ecco il giallo è proprio perché le vacche hanno mangiato l'erba. Quando mangiano l'erba tralasciano il beta-carotene, quello famoso che chiaro, parliamo anche nell'abbronzatura, si parla di beta-carotene, tralascia appunto questa proteina, questa vitamina. Me ne fai assaggiare un pezzetto allora? Certo. Una scheggia di questo formaggio ricorda una valle di prima mattina. La vera invitante. Cioè, una cosa unica. Però gli faccio compagnia. Ok. Che buono. Adesso ho capito perché ha vinto anche un Oscar. Torniamo in postazione, così mi racconti un po' meglio di questo premio. Un Oscar meritatissimo, quindi. Beh, è stata veramente una grandissima gara. E nei formaggi della categoria dei formaggi stagionati è arrivato numero uno in Italia. Siamo stati in 3 nominati e a un certo punto sul palco hanno premiato il Monte Veronese d'allevo di 20 mesi ed è questo. Questa è una grandissima soddisfazione da parte della nostra azienda, ma anche da tutto il consorzio, perché noi ci crediamo a questo formaggio, perché le Malghe devono innanzitutto vivere, cioè nel senso devono esistere, perché ormai oggi non si usano più le Malghe, si usano solo da stalla per contenere il bestiame. È vero, un grande formaggio che ha origini circa nel 1200. Bene, in tutto questo diciamo che il Monte Veronese ha origini nel 1200 perché Bartolomeo della Scala, vescovo di Verona, allora i vescovi, sai, si facevano mandare le cose un po' dappertutto, no? E si facevano mandare questi formaggi della Lessinia. Per cui da lì abbiamo i primi dati che questo formaggio si produceva ancora allora.
E di questi formaggi, delle forme che abbiamo qua davanti a noi, quali sono le differenze? Qui abbiamo il giovane e abbiamo l'allevo, che poi si dice anche nel Veneto, si usa molto dire il mezzano. E invece questo un po' più scuro? Qui si parla di guerra, guerra del 15-18, gli austriaci si ritirano dal Veneto. Qualcuno pensò bene di nascondere del formaggio in una tina di vino, di mosto, e infatti poi pensa, bah, sarà ancora buono dopo un mese che l'ho messo lì. Sì, l'ha tirato fuori ed era speciale. Vedete che bello, prende il colore della vinaccia solo all'esterno, all'interno rimane la pasta. E cosa serve per imparare a fare un buon formaggio? Passione, perché se non si ha passione si smette prima di quello che si può pensare. Giovanni, è stato un vero piacere aver conosciuto i tuoi prodotti, aver imparato anche qualcosa di diverso dal solito, perché questo è un mondo davvero, davvero ampio. Quindi proseguiamo il nostro percorso nel gusto e andiamo a conoscere un'altra eccellenza enogastronomica italiana, il prosciutto San Daniele. Siamo venuti in Nord Italia per respirare aria buona, aria di Friuli Venezia Giulia, manifestazione all'insegna del divertimento, della cultura e dell'enogastronomia. Protagonista indiscusso, il prosciutto di San Daniele. Siamo a San Daniele del Friuli, nel centro della città, sulla collina, 252 metri sul livello del mare, si trova nel cuore delle colline della nostra regione e si trova equidistante tra il Mar Adriatico e le Alpi. Aria di Friuli Venezia Giulia è una manifestazione che da 30 anni si svolge qui a San Daniele e da sempre celebra il legame che c'è tra il prodotto e il suo territorio. È stata una delle prime feste che ha legato questi due argomenti, anche quando non erano così in auge e conosciuti come in questo momento particolare. Aria di Festa è una manifestazione che ha come obiettivo quello di coinvolgere i visitatori e gli ospiti che vengono a San Daniele per una 4 giorni dove possono imparare un po' tutte quelle che sono le realtà produttive della nostra produzione, quindi i prosciuttifici che sono aperti proprio in questi 4 giorni per l'occasione, e conoscere quelle che sono le eccellenze della nostra terra, della nostra regione, non solo il prosciutto di San Daniele ma anche il formaggio Montasio, i grandi vini bianchi e rossi del Friuli Venezia Giulia, oltre alle produzioni agricole tipiche della nostra produzione regionale. Qui San Daniele ha una posizione geografica particolare, è una zona particolarmente evocata alla stagionatura naturale del prosciutto e quindi da secoli questa lavorazione avviene qui e solo qui e non in altri luoghi. Le caratteristiche specifiche del San Daniele sono quelle di avere un ingrediente fondamentale che è il suino italiano, la coscia di suino italiano, si usano solamente maiali nati, allevati e macellati in Italia, e poi ci sono almeno 13 mesi di lavorazione per far diventare una coscia un prosciutto di San Daniele. Gli unici due ingredienti sono la coscia di suino e il sale marino, nient'altro, e poi il tempo che trascorre e che fa appunto stagionare la nostra coscia fino a far diventare un vero e proprio prosciutto che poi si mangerà da 13, 14, 15 mesi di stagionatura. Dal 1996 eccellenza riconosciuta dall'Unione Europea con il marchio DOP, prodotto tutelato dal consorzio che riunisce le 31 aziende certificate, una filiera che genera numerosi posti di lavoro e ricchezza per un valore di 330 milioni di euro. Il prosciutto di San Daniele non solo è naturale, ma fa anche bene. Intanto perché non c'ha ingredienti additivi oltre quelli che ho detto, ma anche perché è un processo di trasformazione tradizionale della carne di suino che nei mesi di stagionatura, nella lunga stagionatura che dura almeno 13 mesi, fanno intervenire delle trasformazioni tali che rendono questo alimento non solo buono, ma anche molto salutare. Sono alti i contenuti di proteine nobili, che è questo tipo di prodotto, un alto contenuto di aminoacidi, bassissima parte grassa, e la parte grassa che si trova all'interno del prosciutto è un grasso particolarmente favorevole per l'alimentazione umana. Dall'altro lato, questo tipo di lavorazione testimonia una cultura che ha quasi 2000 anni. Il prosciutto di San Daniele è una storia che risale ai tempi dei Romani e non è un caso che sia perpetrata sempre praticamente senza mutare le regole base della trasformazione per tutto questo tempo. È legato a una storia che è particolare. Nel centro del Friuli dove ci troviamo
ci trovavamo in una via Salaria che portava da Aquileia fino al nord ed era uno dei principali mercati di questa zona, nella quale venivano scambiate merci e beni. E proprio il prosciutto era una delle merci più importanti, perché con la salagione si potevano conservare le carni, allora non c'erano i frigoriferi, ed era una merce da baratto molto importante. Elisabetta, non ci resta che assaggiare una fetta di pane e prosciutto. Ed ora andiamo a conoscere un personaggio eccezionale che nell'arco della sua carriera ha calcato palcoscenici e set cinematografici al fianco dei più grandi nomi del cinema e del teatro italiano. È venuto a trovarci questa sera Walter Mramor, attore, regista e molto altro. Benvenuto Walter e grazie di essere venuto a trovarci questa sera nel nostro salotto. Grazie a voi. Tu hai un bagaglio artistico e professionale davvero, davvero ampio, ma qual è la definizione che più ti rappresenta? Ma non te lo so dire, perché nella mia vita davvero mi sono trovato a lavorare in questo settore, in ruoli i più disparati, anche in dei ruoli che non immaginavo poi sarebbero diventati miei. Io ho cominciato facendo l'attore, e quindi mi definisco attore, perché è quello che ho desiderato fare da ragazzo. Però negli anni mi è piaciuto sperimentarmi e quindi percorrere l'attività produttiva, per esempio. Poi è arrivata la direzione dei teatri, poi la produzione di spettacoli. Quindi, diciamo, fa un po' tutto parte di questo mondo. Un artista in continua evoluzione? Beh, sì. Diciamo che mi piace pensare al futuro. Una carriera davvero lunghissima la tua, Walter, ma possiamo scoprire da quanti anni ormai fai parte del mondo del cinema, della televisione e del teatro? O meglio, quando è che è iniziata questa avventura? È iniziata per una passione nei confronti del teatro, che è nata grazie ai miei genitori che mi hanno regalato un abbonamento a teatro. Bellissima questo idea. È già un suggerimento che darei alle persone, ai genitori di oggi. Io so che hai lavorato al fianco di tantissimi grandi nomi prodotti dal mondo del cinema e dello spettacolo. Diciamo un nome a caso, un esempio, Fellini. Qual è il tuo ricordo del grande maestro? Fellini è stato una delle poche esperienze cinematografiche che ho avuto. E perché io ho un viso particolare, quindi evidentemente era un viso felliniano. Piaceva molto a Fellini. E mi diceva che portavo allegria sul set e soprattutto si era convinto che io portassi fortuna, per cui mi voleva vicino ad ogni ciak. Quindi ho lavorato tantissimo con Fellini, ho soprattutto guardato il suo modo di lavorare, la sua precisione nel lavoro, la sua meticolosità, la sua grande fantasia. Oltre al grande Fellini hai conosciuto anche tantissimi altri nomi del mondo dello spettacolo. Vedo che ci hai portato anche delle bellissime foto di queste esperienze artistiche. Sì, questo sono io, come vedi. È una foto che mi piace molto perché racconta la mia avventura con il Piccolo Teatro di Milano, con Milva, ed è anche uno Eccola dei qua. Libri che ho portato. Eccola qui Milva. Abbiamo creato questo progetto che è stata la variante di Lüneburg, ho portato un libro. È un testo di Paolo Maurensic, che è un autore goriziano, e come me. Abbiamo pensato di allestire questo spettacolo, che poi ha avuto un successo clamoroso. L'abbiamo portato in Italia all'estero, abbiamo superato le 100 recite e ho potuto lavorare con uno dei miei miti, che era Milva, che ho sempre amato moltissimo, per essere un'attrice, una cantante, una donna che ama sperimentare. Questa foto è molto recente, è Gianrico Tedeschi, ci siamo incontrati un mese fa. Lui festeggiava 95 anni, sono andato a vederlo a teatro, recitava. Caspita, pieno di grinta, energia. Straordinario. Con Gianrico ho una storia molto bella, perché da giovane lui mi ha voluto nella sua compagnia, facevo l'attor giovane nella sua compagnia. Più avanti negli anni, nel 2000, lui ha chiesto di lavorare con me. Ma è davvero straordinario. Sì.
Ma Walter, l'attore secondo me è una delle professioni che sono più difficili. Magari il pubblico pensa che fare il mestiere dell'attore sia tutto luci e feste, invece c'è tanto studio dietro, ci sono alti e bassi, è tutto fondato sulla passione. Cosa diresti tu ai giovani che vogliono iniziare a intraprendere questa strada? Quale consiglio daresti? Beh, innanzitutto darei un consiglio di guardare davvero in profondità dentro loro stessi e capire se questa passione è vera. E poi direi assolutamente di perfezionarsi, studiare, non fermarsi mai e poi cercare anche di frequentare l'ambiente e di conoscere delle persone che possono essere utili e che possono, diciamo, aiutarli nel percorrere questa strada. Walter, abbiamo parlato del passato, ma adesso io vorrei sapere qualcosa del futuro. Quali sono i progetti che hai in cantiere? Ho due nuovi progetti che proprio si stanno concretizzando in questi giorni, nel senso, organizzerò e produrrò Figli di un Dio Minore, che è un testo teatrale da cui è stato tratto un film che ha vinto, sì, tra l'altro anche l'Oscar, è uno spettacolo molto importante perché, diciamo, si relaziona con il mondo dei non udenti. E poi, e l'ho portato qui. Tra queste pagine c'è un altro progetto. È un'altra gioia per me, perché questo testo di Crudi di Bennett l'ho amato da molti anni, è arrivato il momento di farlo in teatro, con la produzione mia, che sono gli artisti associati di Gorizia. I protagonisti saranno Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi. Ne avremo in esclusiva questo nuovo progetto che invece debutta a gennaio. Non vediamo l'ora di vedere le tue opere in scena. Beh, sì, mi fa piacere, è già programmato e speriamo che abbiano fortuna. Allora in bocca al lupo. Crepi il lupo. E grazie per essere stato con noi, è stato un vero onore. È arrivato il momento della grande moda Made in Italy. Andiamo a conoscere subito una famiglia che ha fatto dell'eleganza la propria ragione di vita. Penso a quanto lavoro c'è oggi e quanto diverso fosse il lavoro di chi iniziò questa attività nella mia famiglia. Mio bisnonno nel 1896, allora erano tessuti venduti al dettaglio su un carrettino, perché era il classico commercio al dettaglio ambulante. Un'attività che poi ha trasferito al figlio, che al ritorno dalla guerra riprese l'attività sempre nella forma con cui aveva visto il padre iniziare. L'attività è stata portata avanti a un certo punto, verso la metà degli anni 30, anche con l'aiuto dei figli, i quali hanno aperto dei negozi fissi, quattro nuovi negozi. Mio padre diede nome al suo negozio, il proprio nome, a come usava allora, e lì iniziò proprio l'uso del nome Ivo Milan. Quando poi arrivai in azienda io nel 1967, aggiunsi agli abiti di buon tessuto, di buona foggia, l'abito di buon design. Ecco, io ho iniziato subito con Armani, con Versace, con Ferré, con la Biagiotti, ma potrei dire quasi tutti i grandi nomi li ho avuti in negozio. ...1981, Armani ha cambiato indirizzo, invece dei suoi grigi, i suoi beige, i suoi blu, fa una collezione esplosiva, piena di colori, e in più non presenta la collezione nel consueto show di Palazzo Durini. I capi sono tutti appesi alle pareti e l'unico supporto alla vendita sono i suoi disegni, presentati su carta di cotone, e questa memoria noi ce l'abbiamo e racconta un Armani che poi non abbiamo più visto. Questa scarpa accompagna la collezione
Jenny autunno-inverno 1976, una collezione che veniva disegnata per la prima volta da Gianni Versace. Il signor Girombelli, Arnaldo Girombelli, diede un grande contributo al Made in Italy proprio lanciando questi sconosciuti, Gianni Versace per esempio, e Diego Della Valle. La collaborazione con Diego Della Valle lo portò a fare questa scarpa che supportava tutta la collezione, la prima collezione Jenny con la collaborazione di un grande designer, ma il grande designer l'avremmo conosciuto anni dopo. Nel 1982, a settembre, abbiamo aperto l'Emporio Armani a Rovigo, è stato il secondo d'Italia dopo quello di Milano. E la fotografia dimostra lo spirito con cui Armani aveva progettato questo spazio per i clienti più giovani e a cui noi dovevamo in qualche modo adattarci per riuscire a trasferire lo stesso spirito anche in provincia. Abbiamo scelto di aprire a Padova nella zona di Asse, una città che per certi aspetti ha avuto meno attenzione da parte di un turismo specialmente nazionale perché vicino c'è Venezia, ma quello che Padova può raccontare di sé solo poche città in Italia possono dirlo. Abbiamo aperto il nostro negozio super sofisticato con questi marchi difficili anche da trovare. Oggi abbiamo un ritorno grazie ad alcuni fornitori italiani che hanno capito questa necessità di uscire da una logica molto provinciale fatta di reclam del marchio senza che ci sia dietro la qualità e della forma e del materiale. Dal 2009 l'azienda Evo Milan decide di aprire un altro canale di vendita attraverso l'apertura di un e-commerce. Progetto molto ambizioso che è stato possibile ipotizzare grazie al fatto che già tutto il magazzino dell'azienda era informatizzato. E è stata un'idea legata non solo alle risorse già disponibili, ma anche in previsione di una continuità futura del negozio. In particolare, oltre a tutta la parte logistica, quindi di contatti con i corrieri, c'è un aspetto manuale che come curiamo con le vetrine, cercando di comunicare questa attenzione verso l'artigianalità, la manualità, si è cercata di tradurla nel contatto, negli spazi di comunicazione con i clienti lontani attraverso il confezionamento di un packaging. Una volta che il cliente ha fatto l'acquisto c'è il momento del packaging. Il packaging che è ormai da 20 anni è diventato un po' il simbolo del negozio, perché sono tutti diversi e tutti particolari per il fatto che c'è un utilizzo di materiali di riciclo, materiali molto semplici, molto grezzi, che poi vengono trattati con colori, con pieghe particolari o con aggiunte anche di carta. Il fatto di fare i pacchi in questo modo qua per la cliente online è proprio relativo al momento della sorpresa e nel momento in cui loro aprono questo pacco, che generalmente è anonimo, è bianco, ha questo scotch. E siccome all'interno uno si aspetta di trovare il nylon con il vestito, in questo caso, prima di arrivare al suo vestito, c'è il momento magico del pacco, cioè il cliente si è fatto un regalo. Anche per questa puntata il nostro viaggio attraverso le passioni Made in Italy si conclude qui. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 19, sempre su Canale Italia. Ciao a tutti!